ACSM Agam, ennesima sconfitta per la maggioranza. In consiglio comunale è passato l'emendamento che elimina definitivamente ogni riferimento all'operazione di vendita di quote di ACSM dalla parte programmatica del bilancio. Questo il risultato della votazione: 17 favorevoli, 1 contrario, Forlano di Como Civica, e 10 astenuti. Dopo la prima clamorosa bocciatura da parte dell'Aula di Palazzo Cernezzi ormai alcune settimane fa del tentativo di vendita di parte delle azioni di ACSM ad A2A, ecco l'ennesima doccia ghiacciata. Infatti, subito dopo quella decisione si era ripartiti all'attacco del documento di programmazione economica allegato al bilancio previsionale, dove, in un passaggio di 2 righe, si ribadiva come ci si riservasse in futuro la facoltà di valutare operazioni di vendita. Su questo passaggio si sono nuovamente concentrate le forze politiche che hanno presentato, a firma Laura Bordoli, un emendamento con l'obiettivo di cancellare ogni riferimento a ipotetiche operazioni future. E così è successo proprio ieri sera. In futuro, se la Giunta, dopo queste due brucianti sconfitte, avesse ancora voglia di tornare sull'argomento ACSM, sappia che il Consiglio si è già espresso in maniera molto chiara. Forse sarebbe meglio che l'amministrazione pensasse ad altro. Interviene Marco Butti, gruppo misto, esponente di Fratelli d'Italia, uno dei consiglieri che ha votato a favore dell'emendamento. Sempre in aula, tensione per la decisione del segretario generale del Comune di Como, Tommaso Stufano, di rivolgersi a Procura, Autorità Nazionale Anticorruzione e Prefetto per valutare profili legali e di legittimità rispetto alla partecipazione al voto consiliare che determinò la mancata vendita di parte delle azioni di ACSM Agam ad A2A da parte di 3 consiglieri comunali che avevano azioni delle società: Eva Cariboni, Amo la mia città, Laura Bordoli, Nuovo Centrodestra, e Raffaele Grieco, PD.